Buonasera amici e amiche di Nova News 24, a mezzanotte il compleanno di una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del GF VIP. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e alle 3 di notte, dopo lo scoccare della mezzanotte, dopo che è finita ovviamente la puntata, sono scoppiati anche i fuochi d'artifici, ma attenzione, parte la protesta dei residenti di Cinecittà. Oggi il compleanno di Antonella Fiordelisi e a farle gli auguri in grande stile ci ha pensato lui, Edoardo, che ha fatto scoppiare dei fuochi d'artificio. Quella dove è situata la casa di Cinecittà è un posto però dove ci sono chiaramente abitazioni, è una zona residenziale. Per questo motivo sono scoppiate delle polemiche su Twitter. Un utente si è lamentato taggando il sindaco di Roma: buonanotte a quei grandissimi pezzi di puntini sospensivi. Alle 3:30 di notte fanno i fuochi d'artifici, robe da pazzi, ha scritto. Loro domani dormono. Roberto Gualtieri: possibile ogni anno si ripeta questa cosa? Possibile a Roma alle 2:30 questi abbiano il permesso? E quello che è successo ovviamente ha sollevato un polverone allucinante per tutto quello che ovviamente è l'organizzazione del Grande Fratello VIP. Un messaggio rivolto alla produzione del Grande Fratello VIP, ma come abbiamo avuto modo di vedere l'artefice dei fuochi d'artificio non è stato ovviamente la produzione o Alfonso Signorini, ma bensì Edoardo Donna Maria, che ha pure urlato col megafono nuovamente. E proprio al termine della puntata, Donna Maria ha pure incontrato il suocero, mentre suo padre su Twitter ha pubblicato un post polemico contro la produzione. Sono molto meno dilettanti di quello che pensate, ha scritto il padre di Edoardo. Hanno emesso sentenza ingiusta, creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare, quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio, e quindi interesse. Poi hanno creato intendenza, e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz'ora di share sullo squalificato, e quindi interesse. Stanotte hanno sentito i fuochi d'artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse, e così via. Insomma, è stato molto polemico. Inoltre, Edoardo Donna Maria si è fatto chiaramente la foto con il padre di Antonella Fiordelisi, e la foto ovviamente fa tantissimi follower. Amici di Nova News 24, diteci voi cosa ne pensate di